Ciao a tutti da Daniele, benvenuti su Motociclette Team. Oggi cerchiamo di capire come affrontare tutte le inversioni a U senza sbagliare. Qualsiasi moto abbiamo, e bene o male su tutti i terreni che possiamo incontrare, che sia un asfalto pulito come questo, che sia un po' di sterrato, un po' di breccia, come faccio ad affrontare per bene tutte le inversioni? Allora, la tecnica c'è, non è un trucco, non è una fantasia, ma è una tecnica, cioè guidare d'anticipo. Partiamo dal presupposto di arrivare a una velocità sempre corretta, di non esagerare mai con le velocità, quindi guidare con prudenza. Quando arriverò al punto di inversione, io non posso pretendere di inversione oppure una curva stretta o un tornante. Attenzione, la tecnica è pressoché la stessa. L'importante è arrivare in anticipo, cioè anticipare con lo sguardo, capire cosa devo fare, quanto devo frenare e con quale marcia devo affrontare la mia manovra. Lo devo capire a moto dritta, lo devo capire in anticipo, lo devo capire prima. Se io faccio per bene tutto prima, allora affronterò l'inversione con la marcia giusta, la posizione del corpo corretta, e senza dover interagire sui freni, se non magari pelarli al momento giusto quando serve. Andiamo a vedere che cosa intendo. Cercherò di essere più chiaro possibile e farò la mia solita prova con la moto per farvi vedere praticamente che cosa fare. Saluto Adriano Arnò, che mi ha praticamente suggerito questo video facendomi una domanda alla quale ho cercato di rispondere, che è proprio quella ma se mi serve il piede nell'inversione, io sono lì col piede, mi sto muovendo troppo, no ragazzi, avete ragione, io cammino troppo quando parlo. Se mi serve il piede durante l'inversione, cioè devo tenerlo sul freno, ma se devo dare la zampata, come fare? Andiamo a vedere. Grazie e buona visione. Con una voce fuori campo provo a spiegare quello che vediamo. Una prima inversione a sinistra, perfetto. Allora, velocità adeguata, rallento a moto dritta, molli i freni, sguardo verso la mia traiettoria ed esco. Rifacciamolo. Rallento a moto dritta, sguardo, se serve posso mettere il piede fuori oppure tenerlo dentro. Qui do addirittura una piccola zampata. Rallento a moto dritta, mollo i comandi, con una velocità adeguata posso addirittura girare su me stesso. Adesso a un certo punto, ecco qua, tiro fuori il piede proprio per far capire che se arrivo con una velocità adeguata posso non utilizzare il freno, e se sto bene attento, appunto, con una velocità adeguata, il bilanciamento del corpo al posto giusto, posso addirittura pelare leggermente il freno anteriore. Rifacciamolo. Velocità adeguata, molle i freni, sguardo, se esco fuori traiettoria, ma io ho una velocità adeguata, ho usato già i freni in anticipo, come vedete non succede niente. Lo riproponiamo come al solito, inversione con semplicità. Rivediamolo da una vista un po' più soggettiva. Allora, faccio l'inversione, rallento a moto dritta, una vista soggettiva un po' traballante. Inversione, di nuovo accelerazione, scalo, freno a moto dritta con lo sguardo verso la traiettoria di uscita e affronto l'inversione o comunque una curva stretta, una manovra di destrezza. Rallento a moto dritta, mollo i comandi, inverto la marcia. Accelerazione, rallento, mollo i comandi dei freni e se serve ho il piede pronto a dare una zampata per terra e procedere con l'inversione. Allora, un'altra visuale soggettiva, questa volta però del pedale del freno. Quando entro in curva ho già mollato i freni. Da quest'altra parte invece possiamo notare che se la velocità è adeguata, perché riesco ad anticipare bene, posso utilizzare semplicemente il freno anteriore. Ricordiamoci che il freno anteriore è quello che rallenta veramente la moto. Freno col posteriore, mollo i freni, faccio l'inversione. Noterete che quando la velocità diventa particolarmente bassa e ho bisogno di più equilibrio,
aumento i giri del motore, così da mantenere più equilibrio ed evitare proprio che la moto vada a spegnersi e farmi il famoso ciuffo. Freno a moto dritta, inversione, gas brillante quando serve ed esco dalla mia manovra. Se la velocità è adeguata posso utilizzare solo il freno anteriore, faccio la mia manovra, freno a moto dritta, ovviamente quando uso il posteriore uso sempre anche l'anteriore. Spero che sia stato chiaro questo video, ovviamente se avete domande, perplessità, scrivetelo nei commenti, cercherò ovviamente di rispondere a tutti quanti. Vi ricordo, sembrerà banale dirlo, forse lo ripeto un po' troppo spesso, non basta un video per imparare tutte le tecniche necessarie per una guida sicura, confortevole e senza pensieri, ma è importante fare corsi. Quindi se siete interessati ovviamente contattatemi in privato e tutti i contatti sapete dove trovarli, in descrizione, nei vari social. E ragazzi, grazie per essere arrivati fino a qui, buona continuazione a voi e ciao.